Ciao a tutti amici di Earth to Be. Oggi ci troviamo in John Forest National Park e sono qui con un'orchidea speciale, Diuris brumalis, o anche comunemente chiamata come Donkey Orchid. Sono particolarmente affezionata a questa orchidea, a questa specie, perché? Perché è stata protagonista del mio dottorato, degli studi di dottorato. Infatti abbiamo scoperto la strategia che adotta questa orchidea per essere impollinata. Quindi quando la vedo provo sempre un'emozione di grande sorpresa e scoperta, perché è come se fosse per me la prima volta in cui l'ho incontrata proprio qui nei dintorni di John Forest National Park. È un'orchidea invernale, quindi cresce proprio durante questo periodo in cui si manifestano parecchie piogge, ma anche giornate soleggiate come questa. E ho la fortuna oggi di averla trovata in questo habitat che si chiama Granite Outcrops, dove ci sono questi massi granitici enormi. E qui si presenta in gran numero. Come vedete, ci sono diverse piante. Perché? Perché è un'orchidea clonale, cioè si riproduce anche per via vegetativa dai tuberi che si propagano e quindi generano nuovi individui. Quindi ha sia una riproduzione per via sessuale, quindi grazie al trasferimento del polline da una pianta all'altra, ma anche per via vegetativa, quindi tramite una propagazione sottoterra vegetativa. Ci godiamo questo gruppo numeroso e vediamo se attorno c'è qualche pianta che viene impollinata dai suoi impollinatori che sono api native del genere Trichocollettes. Ciao a tutti amici, alla prossima!